Di strada, mal di schiena, Milan con Coco al posto di Maldini, colica renale, subito il cross di Chiesa per la testa di Crespo, il pallone sopra la traversa della porta del Milan, difesa da Pagotto. La risposta del Milan, il cross di Baggio in spaccata UEA, anche in questo caso il pallone sul fondo, si gioca a mille all'ora, Sensini, siamo nei primi minuti, in profondità per Chiesa, più veloce di Baresi, il pallone sopra la traversa, anche in questo caso. E andiamo al sesto minuto, punizione per il Parma, quasi un corner corto, sul pallone c'è Enrico Chiesa, la bomba la vede partire tardi Pagotto, il Parma è in vantaggio. Sesto minuto del primo tempo, un avvio davvero alla grande per la formazione di Ancelotti, Chiesa ancora scatenato, il cross, la testa di Crespo e questa volta Pagotto è bravo ad opporsi con i pugni. Si vede anche il Milan, la punizione di Baggio, Buffon immobile, il pallone sulla traversa, si salva il Parma. Perplesso Roberto Baggio. Blomqvist, il pallone lungo a cercare Weah, ma c'è il sontuoso controllo e anticipo di Thuram sull'attaccante liberiano, Thuram ancora una volta grandissimo. Baresi, per Roberto Baggio, lasciato libero dai difensori del Parma, può entrare in area Baggio, il controllo di destro, la conclusione Buffon con i pugni, poi sul pallone Blomqvist, il cross e in due tempi Buffon si salva. Finale del primo tempo da Brolin a Chiesa al destro e Pagotto si rifugia in calcio d'angolo. Intervallo in tribuna Maldini padre e figlio e nella fila inferiore c'è il disegnatore Casarini. La ripresa si apre con una punizione di Zemaria. Thuram salta in perfetta solitudine, angola troppo la conclusione di testa, occasionissima per Lilian Thuram. Avanza Chiesa, si ferma. Controlla il pallone, il tiro cross di mano Baresi. Boggi prima concede il rigore, poi su segnalazione del guardaline rileva un fuorigioco di Crippa. Proteste del Parma e qui rivediamo intanto il netto fallo di mano di Franco Baresi. Siamo al 25esimo, Tassotti subentrato a Vierkovic per Baggio. Area di rigore, contrasto ben arrivo e ragno. A terra il milanista, in questo caso non ci sono ripensamenti da parte di Boggi. Calcio di rigore, rivediamo l'episodio. Sul dischetto Albertini, lo specialista, da fermo. Buffon indovina l'angolo ma non arriva. È il pareggio del Milan al 26esimo, 1-1. Minuti finali da Zemaria a Mussi per Crespo, indietro a Chiesa, il tiro ribattuto di nuovo sul pallone Crespo ed è gol, ma c'è un fuorigioco rilevato dal guardaline dello stesso Hernan Crespo che vedete non si dà pace. E adesso siamo proprio allo scadere, da ben arrivo a Crippa sono le ultime fiammate del Parma, il cross, la testa di Crespo che non deve nemmeno elevarsi ma angola troppo anche in questo caso, è l'ultima occasione. Finisce 1-1 al Tardini, un risultato che farà discutere per i molti episodi contestati che hanno costellato la partita. Se un torto ha avuto il Parma è stato quello di non infliggere al Milan il colpo del KO nel primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti nei quali gli emiliani sono stati superiori in tutto. Alla fine un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre.